Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi parliamo di creme mani, però questa volta non vi faccio vedere tutte le creme mani che ho in casa come ho fatto nei due video precedenti che vi lascio giù in info box oppure nelle schede. Quindi se volete vedere tutte le creme mani che ho potete andare a vedere quei video. Oggi invece vi voglio parlare delle 5 creme mani che secondo me sono il top per la stagione invernale. Ormai sono arrivati i primi freddi e con i primi freddi sono arrivati anche i problemi alle mani, perché comunque chi soffre di arsura alle mani sicuramente lo sente subito appena arrivano i primi freddi. E io che ne ho sempre sofferto tantissimo, ho diciamo una certa esperienza in fatto di creme mani. Ne ho tantissime perché mi piacciono, perché le colleziono, perché le utilizzo a prescindere dalla stagione in cui ci troviamo, perché io le uso anche in estate, però diciamo che nel corso della mia esperienza ho potuto capire quali sono quelle migliori per la stagione invernale, soprattutto se avete pelle secca e mani screpolate. Ve le faccio vedere tutte e 5, ma non le ho messe in ordine di preferenza, sono tutte ottime, quindi non ho fatto una classifica. La prima che vi faccio vedere è questa qui di Yves Rocher al Thé Doré o Golden Tea, come preferite. Questa è una crema mani che devo dire mi ha stupita tantissimo. Ho provato a prenderla quasi per caso, ma io non credevo che mi sarebbe piaciuta così tanto. Devo dire che la profumazione non mi fa impazzire, sono sincera, però la qualità di questa crema e l'effetto che questa crema ha sulla pelle è veramente qualcosa di unico, perché appena voi la stendete sulle mani vi ritroverete la pelle vellutata, come se la pelle fosse velluto, quindi veramente è qualcosa di spettacolare. Mi ha subito ammorbidito le mani, me le ha rese morbidissime. Ha comunque migliorato moltissimo la mia secchezza, appunto, della pelle. Quindi è straconsigliata. È questa qui. Un'altra crema mani di cui alcune persone parlano malissimo e altre benissimo è Cera di Cupra. Io devo dire che con cera di cupra mi trovo bene. Devo dire che sulla mia pelle ha un ottimo effetto idratante, quindi la pelle è molto morbida. Questa in particolare è la formula nutriente e protettiva con cera vergine d'api. Eccola qua. È quella credo più classica. Io l'ho comprata al supermercato, quindi non l'ho nemmeno pagata troppo. E devo dire che mi sono trovata proprio bene. L'avevo presa perché volevo provare questa marca Cera di Cupra. Ho provato con la crema mani, ma devo dire che mi è veramente piaciuta molto. Mi piace anche la profumazione che è abbastanza delicata, quindi insomma è una crema che sicuramente io metto nelle 5 creme top perché davvero ha un effetto idratante anti-screpolatura. Poi abbiamo la crema Neutrogena e ve ne faccio vedere due perché la marca è la stessa, però hanno due formulazioni diverse. Questa è la crema concentrata, questa qui è la Neutrogena concentrata, invece questa è la crema mani e unghie. C'è una grande differenza fra queste due perché questa, essendo concentrata, è molto più difficile da stendere e non si assorbe molto facilmente, quindi va utilizzata se avete proprio una situazione di mani screpolate piuttosto seria, tra virgolette. Nel senso, se avete proprio la pelle con i tagli, la pelle spaccata dal freddo, allora io vi consiglio questa, perché comunque ha un effetto riparatore che è ottimo. Però sappiate che non è una di quelle creme mani che si stendono con facilità. Provo magari a farvela vedere, anche se io non so con questa luce cosa riuscirete davvero a vedere, però tanto per farvi capire, spero che vediate qualcosa, ma non so con queste luci sinceramente cosa riuscirete a vedere, però è molto molto concentrata. Diciamo che la consistenza di questa crema ricorda la vecchia e famosa Glisolid, quella che io compravo quando ero una bambina, perché non è che mi intendessi di creme mani all'epoca, la vedevo al supermercato. C'era questo barattolo rotondo e la compravo per le mani screpolate perché ne soffrivo già da bambina, però è una formulazione che comunque unge abbastanza, quindi insomma non è da utilizzare così tanto per mettersi la crema mani. Invece questa qui, mani e unghie, è sempre Neutrogena, è ottima,
però ha la classica consistenza della crema mani più diluita, diciamo così, non è concentrata comunque. Provo a farvi vedere qualcosa, ma io non so se vedete. Comunque questa è la classica crema mani ed è veramente, veramente ottima perché ha comunque questo effetto idratante, vellutante. Devo dire che questa a me aveva proprio risolto un problema grave di screpolatura. C'è stato un anno in particolare, qualche anno fa, che le mie mani si sono proprio ribellate al freddo e hanno cominciato ad avere proprio i classici tagli della screpolatura. Quindi io avevo le mani con i tagli, addirittura mi usciva il sangue, quindi era una cosa veramente terribile. Io stavo anche male perché comunque mi facevano male questi tagli, non sapevo come risolvere il problema. Poi un Natale, così quasi per caso, mia zia mi ha regalato questa crema e devo dire che è stata una crema miracolosa perché quando ho cominciato a metterla hanno cominciato a ripararsi sulle mie mani tutti questi tagli. Quindi io sono tornata una persona normale, con delle mani normali. Grazie a questa crema, quindi sicuramente è straconsigliata. Un'altra crema con la quale mi trovo benissimo è questa qui, Caloderma, con burro di karité e olio di mandorle. Questa ha una profumazione di mandorle che è squisita ed è una crema abbastanza densa che fa un effetto veramente molto molto idratante sulla vostra pelle. Non è una crema che unge, è una crema abbastanza densa, ma devo dire che non unge. Poi ovviamente non dovete applicare troppo prodotto, ne basta poco. Quando le creme sono così, ne basta veramente poco. Però devo dire che fa benissimo il suo lavoro, mi tiene le mani molto morbide, quindi devo dire che questa è consigliatissima. Un'altra crema con la quale io mi trovo benissimo e che ha un prezzo anche abbastanza economico è la Nivea Nutriente e Vellutante. Questa devo dire che ha su di me, su quella che è la mia pelle almeno, un effetto veramente vellutante e nutriente, esattamente come è scritto sulla confezione, perché comunque io dopo averla applicata ho sempre le mani molto morbide, molto vellutate, nutrite. Quindi è un'ottima crema, io questa ve la consiglio. Se volete una crema a basso prezzo e veramente con un effetto anti-screpolatura, anti-freddo, diciamo così, questa è sicuramente consigliatissima. Io ho preso questa confezione da 125 ml, però la trovate anche un pochino più piccola e come vedete è consumata e usata perché mi trovo veramente bene, quindi la utilizzo molto molto spesso. Inoltre questa è arricchita con olio di noce di macadamia, quindi ha anche questa cosa in più, ma davvero ve la consiglio. Queste sono le 5 creme mani che secondo me sono veramente il top per la stagione invernale. Fatemi sapere nei commenti se anche voi utilizzate creme mani ed eventualmente quali sono per voi i top per questa stagione un po' più fredda. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme.